Buongiorno Gennaro. Dunque, mercoledì c'è il Genoa. Non è certo una squadra che dovrebbe inserirci, ma come ci insegna la storia, dalle piccole bisogna guardarsi. Cosa ne pensi? Sì, è proprio così. La storia insegna che le piccole non bisogna mai sottovalutare. Il terreno di gioco cambia tutto, cambia storia. Per esempio, il Genoa è una squadra che non puoi sottovalutare perché, soprattutto, è in zona retrocessione. Avevamo un grande genellaggio, avevamo un rapporto straordinario. Però in compenso non ci sarà il pubblico ed è importante perché la curva nord è determinante a trascinare la propria squadra. Certamente sarà una partita molto impegnativa perché il Napoli vuole dare dimostrazione che ha una continuità dopo aver battuto la Roma per il risultato contro l'Atalanta negativo, mentre il Genoa vuole salvarsi. Quart'ultimo in classifica? Non è poco, è in grande difficoltà, soprattutto nelle ultime due partite, un solo punto. Il Napoli ha giocato benissimo contro la Roma ed è stata una grandissima vittoria. L'avevi pronosticato il risultato? Avevo pronosticato, avevo detto praticamente Caleon determinante, e infatti ha segnato anche un gol, e soprattutto Insigne, ho detto ritroverà il gol, ero convinto perché Insigne, oltre a voler dimostrare a tutti che è un campione, è stato proprio un fatto anche personale. Ed è giusto che Insigne abbia dato una svolta, e soprattutto quel gol fantastico come, una perla. Come pochi sanno fare. Ovviamente io avevo fatto una dedica Insigne con una lettera e gli dissi: quando giocherai alla grande ti accosteranno a Maradona, quando non giocherai bene, ma che può fare Maradona? Purtroppo i tifosi erano un po' cattivi con i cibi della stessa città, però Insigne è molto portato da tante persone che lo vedono bene. Mi ricordo quella fascia pesante, mi ricordo che Bruscolotti diceva come comportarsi, lo stesso io, oltre la lettera, lo invitavo ad essere più, diciamo, compatto con la gente. È stato così, ne parlavo anche a volte col suo, cioè Mario, col papà. Ma ha dato una bella svolta, Lorenzo Insigne, alla sua persona e al suo calcio. A Napoli c'è più responsabilità di indossare la fascia di capitano. E come no? Soprattutto per uno, se si fosse chiamato Insigne, sarebbe stato tutto diverso. È un napoletano e porta quel peso addosso, un fardello molto, molto pesante, però Lorenzo ha saputo reagire, ha dimostrato il suo ruolo, l'ha dimostrato non solo con i grandi gol contro le grandi squadre, l'ha dimostrato in nazionale, si è preso il numero 10, lo ha dimostrato soprattutto con Eurogol, l'ha dimostrato per le sue capacità, lo ha dimostrato entrando nella storia con i gol e con gli assist. Nessun napoletano ha fatto tanto come lui, ma devono stare attenti anche quelli che stanno davanti, perché Lorenzo con qualche altro anno a disposizione potrebbe diventare anche il bomber della storia. Senza nulla togliere alle capacità, alla bravura dei nostri giocatori, non pensi che Gattuso in questo momento sia l'infa vitale per la squadra? Sicuramente Gattuso è stato determinante per Insigne, che ha subito costruito un grande rapporto, hanno un rapporto straordinario, soprattutto i due uomini del Sud. Gattuso un uomo straordinario come uomo del Sud, e noi dobbiamo avere insegnamenti da quello che è Gattuso, soprattutto voglio dire agli uomini del nord, ai tifosi del sud, anzi, che tirano per quelli del nord, perché gli uomini del sud non sposano mai la causa della forza del sud, come al contrario del nord. Gattuso è uno di noi e noi abbiamo dimostrato, sostenendolo, che vogliamo bene il sud. Dovrebbero dimostrare anche quelli che tifano Juventus, Milano, Inter, che sono del sud e tifano nord. È brutto questa cosa. Invece noi ci teniamo molto a Gattuso proprio per questo motivo. È la dimostrazione che non solo amiamo Napoli, ma amiamo il Sud, quello che dovrebbe essere per l'insegnamento per quelli che tifano per altre scuole. Il pensiero del tifoso è già a Barcellona? Sì, Barcellona è determinante. Io spero che Barcellona sarà determinante, soprattutto la squadra degli 11 all'anno in campo, perché all'anno insieme il grande Demme, che è un grande campione, tutti mirano a farlo fermare. È importante questo, perché si annullano dei giocatori. Demme al centro del campo con Allan che mozzicano, i due là davanti, Insigne e Mertens, che sono straordinari. Il nostro Ciro, che mi aspetto che reagisca, anzi sono convinto che farà gol domani. Già sono convinto, sì, è il momento di Mertens questa volta. Ci sono sempre Caleon e Insigne, però Mertens sono i tre folletti. Il nostro primo. E poi Zelischi, che è un giocatore molto più in forma di Ruiz, però Ruiz non lo sottovaluterei. Inoltre, voglio dire, insieme non mi piace con ciò, però poi se giocando da Leone, sì,
la vedano per quello che fanno, perché devono un po' più dare una mano alla copertura, Vero. perché se no io vedo alla. E poi vabbè, la difesa, lo sappiamo, il grande lui che sta dimostrando il suo grande valore, Di Lorenzo che dovrà ancora dimostrare di più perché negli ultimi giorni, nelle ultime giornate, ha un po' carrato anche, giusto per quello Qualche errore può capitare. che ha fatto. Meret è un grande per me, con tutti i rispetti con Spini, che può servire anche in campo internazionale. Lo stesso Manolas che aspetta, cioè, molte volte con le infiltrazioni, e non lo dimentichiamo questo. Grande senso del dovere. Bravo. E poi Koulibaly è uno stantuffo, ma Šimović ha fatto benino, sta dimostrando anche il ruolo di centrale di essere schiena, anche se domenica, vabbè, comunque, giocatore che Gattuso lo sta riportando a certi livelli. E poi per il resto. Dobbiamo solo dare appuntamento domani sera per Genoa-Napoli 19:30 e dopo domani, C'è la con trasmissione, poi c'è il disponibilità, giornale, è molto bello, che è e il uscito. nostro mensile è già in Se distribuzione. Costanza lo va a prendere, lo porta, così Adesso facciamo abbiamo entrare anche un l'altro. ospite che ci porterà il giornalino e Ci porta il verrà a fare i giornalino? saluti. No, io. Vieni, vieni qua, vieni, senza il giornale, non fa niente. Vieni, vieni. Va a prendere il giornale, va bene. Allora, dicevamo, intanto mentre Costanza va a prendere il Stiamo giornale, dando gli appuntamenti. diamo l'appuntamento a domani Genova-Napoli, poi ce lo dice la trasmissione. Grandi ospiti, come sempre, competenza, lealtà, passione, amicizia e trasparenza, quelle che è determinante per una trasmissione sportiva. Eccola qui, Eccola la Forza nostra Gattuso, trasmetti Costanza. questa forza ai nostri giocatori. Tu che conosci il termometro meglio di tutti, noi a volte parliamo ma non conosciamo molto di Questo quello che si fa. giornale è Noi, lungo. questo è il nostro giornale. È la direttore nuovo. Esatto. Come lasciamo invece di corsa? Come va? Sarò con te e tu Non non devi devi mollare. mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna Torna campione. campione, regalaci la Coppa dei Campioni. Noi ci crediamo, crediamoci tutti insieme. Ciao a tutti, Forza dal cuore Napoli. di Forza Napoli.